partono in questo istante anche gli atleti della categoria G2. Per loro saranno 3 i giri del circuito di Albano da percorrere quest'oggi, quindi 3 km di gara in un circuito anche particolarmente impegnativo. Saranno 3 giri, ma gli atleti dovranno effettuare 4 volte la salita del traguardo, perché la partenza, per dare la possibilità agli atleti di agganciare le pedaline senza troppi problemi, viene data a 300 metri dal traguardo. Quindi quando avranno affrontato la prima volta la salita troveranno il cartello contagiri che indicherà loro meno 3 al traguardo. E giro dopo giro siamo ormai giunti al suono della campana ed è un gruppetto di circa 7 atleti che andrà a contendersi la vittoria finale, quindi tra poco scopriremo il nome del vincitore di giornata. Puntano in 5 dall'ultima curva per contendersi la vittoria della categoria G2. A passare per primo sotto il traguardo è Mirko Locatelli, che precede Mattia Mazzoleni e Simone Colombo. Classifica vede in quinta posizione Cristian Mazzoleni dell'Almenno, quarto Andrea Rota della Brembillese, terzo Simone Colombo della Caluschese, secondo Mattia Mazzoleni della Gazzanighese e vincitore Mirko Locatelli dell'Almenno San Bartolomeo. Tra le bambine, terza Irene Innocenti dell'Albano Ciclismo, seconda Sofia Rota della Volgare e vincitrice Alessia Locatelli della Brembillese. Così.